Benvenuti al primo appuntamento di una serie di webinar targati IVA Italy. Io sono Diego La Monica, associato dal 2006 in IVA e membro del consiglio direttivo con delega alla pianificazione degli eventi online e frontali. IVA è un'associazione professionale no profit, riferimento per chi lavora nel web sin dal 1996. Questo a livello internazionale, mentre a livello nazionale siamo presenti dal 2000 ed è riconosciuta come associazione dei professionisti web di cui alla legge 4/2013. L'associazione partecipa all'evoluzione della rete e si occupa di diffondere conoscenza di quanto legato al mondo del web. Maggiori informazioni sull'associazione e sullo scopo associativo sono consultabili sul sito iwa.it. Questo webinar rientra nella serie di eventi informativi che IWA Italy ha deciso di svolgere nella formula a distanza, date le necessità del momento. A breve il relatore Antonio Giannella ci illustrerà l'argomento dal titolo Scopri come vendere su Amazon, dalla durata di 15 minuti circa, durante i quali siete liberi di porre le vostre domande e al termine della sua esposizione saranno dedicati 5 minuti per rispondere. Antonio Giannella è associato ad IVA da diversi anni, lavora nel settore del digital marketing e la sua missione è aiutare gli imprenditori a comprendere le strategie e gli strumenti necessari a ottenere risultati misurabili e concreti. Antonio, ben trovato. Lascio a te la parola. Grazie Diego, ti ringrazio, grazie per la presentazione, per avermi coinvolto in questa serie di webinar. E allora, iniziamo subito, abbiamo tempi molto veloci, non so se abbiamo condiviso lo schermo, io adesso passerò un po' in rassegna quella che è da circa 3 anni una strategia che sto portando avanti con aziende del Made in Italy, per lo più produttori del Made in Italy. E quando parlo di produttori parlo di settori come food and beverage, come arredamento, moda, ma tanti altri settori di nicchia. In questo ultimo periodo, sicuramente, e lo vedremo alla fine di questi passaggi di presentazioni, di questa presentazione vedremo alcuni case history, diciamo, del periodo che abbiamo vissuto, del periodo Covid, e quindi di quello che chi ha saputo anticipare le logiche dell'e-commerce, della vendita diretta online, ha potuto beneficiare di una visibilità e di un audience molto forte che ha comprato, in questo caso specifico, su Amazon Europa. Quindi italiani che sono riusciti a sbloccare il periodo di pandemia. Portando avanti uno sviluppo aziendale e un concetto di business online. Vado avanti velocemente, l'associazione di IWA è già stata presentata da Diego in modo perfetto, io ho sempre sostenuto l'associazione. Allora, oggi chiaramente non entrerò nello specifico degli argomenti, degli aspetti, diciamo, più importanti che possono essere la logistica di Amazon, l'efficienza di logistica di Amazon e anche l'advertising, le tecniche pubblicitarie di Amazon. Quello che voglio farvi vedere è una panoramica completa di uno strumento, di un marketplace che ci può dare un'esposizione, chiaramente sbloccando step by step tutte le fasi di crescita e di visibilità dei nostri prodotti e della nostra azienda. Su un mercato completamente globale. Amazon di fatto attraverso i suoi 123 fulfillment center, quindi centri logistici sparsi in quasi tutto il globo, oggi ne ha aperti di più perché questa schermata risale a un paio di anni fa, quando io sono stato coinvolto da Amazon Italia tra i consulenti e le agenzie partner in Italia per lo sviluppo del Made in Italy. Quello che stiamo facendo allo stato attuale è operare per lo più con delle imprese pronte all'esportazione in Italia, in Europa, quindi come mercato di origine partiamo dalla parte centrale dell'Europa, sono 5 società del gruppo Amazon, business unit, sono vere e proprie società con cui si dialoga in maniera diretta, uno a uno, quindi quando parliamo con Amazon parliamo sempre con
una serie di società localizzate a livello territoriale su diverse nazioni. In Europa ce ne sono 5, questa schermata non ha la sesta, che è il Netherlands. Riescono, per dire, Amazon UK a gestire tutto il Nord Europa con la lingua inglese, l'Amazon Germania riesce a gestire tutto l'Est Europa, e via dicendo. Per dire, la Svizzera viene gestita dalle tre società, Italia, Germania, Francia, quindi i vari cantoni svizzeri di fatto vengono redirect, riportati su Amazon FR nella Francia, se sono nel cantone francese, o se sono nel cantone tedesco vengono rimandati in Amazon.de. Questo è l'emisfero di Amazon, quindi le opportunità di portare un prodotto del Made in Italy a livello prima europeo e quindi accelerare il meccanismo di vendita e poi mano a mano esportarlo sia in Asia che in US, Canada, poi Nord America, eccetera, comunque ci dà l'opportunità di testare i mercati globali attraverso un grande player che è Amazon e poi probabilmente riuscire a costruire una strategia di e-commerce efficace. Qual è la missione di Amazon però? Molti produttori del Made in Italy, anche del lusso, immaginano di poter imporre regole. La missione di Amazon è o la si in qualche modo asseconda, o la si accetta, oppure si diventa poco flessibili all'operatività all'interno di questa piattaforma e si potrebbero non ottenere quei vantaggi competitivi, appunto, di presidiare, di essere all'interno di Amazon. Quindi di fatto è un'azienda come missione che ha la centralità totale del cliente. Il cliente per Amazon ha sempre ragione. Ecco perché ha milioni di utenti che visitano il sito e che comprano sul sito. E poi ha tre asset principali. Sicuramente lui vuole avere il prezzo migliore del vostro prodotto, quindi nel momento in cui si tende ad uscire con un prezzo più alto rispetto al proprio e-commerce, di fatto su Amazon si ha poca visibilità. Quindi il prezzo deve essere o identico o promozionale. Oppure si tenderà a vendere comunque dei prodotti di fine serie, quindi differenziando i cataloghi tra il proprio e-commerce personale e l'e-commerce e il catalogo presente nel marketplace di Amazon e in altri marketplace. Quindi differenziare l'inventario in modo tale da non competere a vicenda tra i vari negozi che un imprenditore, che un'azienda ha online. La selezione Amazon ha per missione la miglior selezione in tutte le categorie merceologiche dei prodotti. Quindi oggi Amazon sta diventando un motore di ricerca di prodotto e tendenzialmente il percepito dei clienti di Amazon, clienti che sono prime, quindi abbonati, ma anche clienti che comprano saltuariamente, è che all'interno di questa piattaforma io trovo qualsiasi tipo di prodotto di qualsiasi categoria merceologica. E infine la convenienza, quindi prezzo più basso ma estremamente conveniente, sia dal punto di vista del prezzo sia dal punto di vista dell'efficienza logistica. Attenzione, che molti pensano: io vado su Amazon, pubblico il mio prodotto e Amazon a quel punto me lo vende. Attenzione che Amazon, a meno che il prodotto non è unico a livello italiano, europeo, mondiale, allora trova quasi un posizionamento naturale nei risultati di ricerca, ovvero quando le persone digitano sulla barra il nome o la tipologia del vostro prodotto, se non emergete nei primi risultati di ricerca, di fatto il 70% degli Amazon shopper, degli utenti che comprano su Amazon, non supera mai la prima pagina dei risultati di ricerca. Se io non sono nelle prime tre righe, di fatto, anche avendo pubblicato prodotti in Amazon, non venderò nulla, mai nulla. Quali sono i fattori che influenzano la decisione di acquisto e automaticamente quali sono i fattori che determinano il posizionamento del prodotto nei risultati di ricerca? Quando parlo di posizionamento di prodotto parlo anche di search engine optimization, la SEO, che è un argomento estremamente dibattuto, conosciuto, che tutti ormai sappiamo qual è l'importanza di questo tipo di strategia. Vi sintetizzo un po'
come dovrebbe essere strutturato il vostro catalogo, come dovrebbe essere fatta la vostra scheda prodotto per avere visibilità e posizionamento. Uno pensa, io faccio una scheda prodotto, ottengo qualche recensione e allora Amazon mi porta su. No, il 22% dei fattori che influenzano l'acquisto relativi alla scheda prodotto viene definita dalla review, dalla recensione. Ma se facciamo una scheda di qualità con un dettaglio estremamente importante, questo fattore d'acquisto incide per il 35% degli interi fattori decisionali. Il pricing il 20%, quindi se faccio una buona scheda prodotto e ho un ottimo prezzo di prodotto, otterrò un posizionamento pari al 54% dei fattori di acquisto. Se aggiungo un brand registrato e delle varianti di taglia colore nel caso moda o di variazioni di prodotto nel caso di qualsiasi tipo di prodotto, tendenzialmente raggiungerò una torta di queste decisioni di acquisto estremamente importanti, otterrò un adeguato posizionamento dal punto di vista organico, quindi non pubblicitario, non influenzato dal budget di advertising. Chiaramente una scheda prodotto con poche immagini è una scheda prodotto che di fatto tende a essere inefficace. L'aggiunta di tante immagini che descrivano il prodotto anche attraverso infografiche ci permette di avere quel 15% in più di questa torta e ci permette di competere rispetto ad altri nel posizionamento nel posizionamento su Amazon. Quali sono i quattro asset che ritengo fondamentali, che sono stati fondamentali in tutte le strategie di posizionamento, di messa online, di brand, di linee di prodotto? In linea di massima Amazon rispetto ad altri... a livello sfruttare traffico già presente all'interno della piattaforma, sicuramente vi permetterà di testare i processi di filiera, quindi l'evasione dell'ordine, la gestione della logistica, le tecniche pubblicitarie, e poi è uno strumento per chi ancora non fa e-commerce che vi permette di imparare a capire credo ci siano problemi di collegamento con Antonio in questo momento. Attendiamo un attimino. Antonio, ci sei? Sia del prodotto, ma anche dell'efficienza logistica, dei livelli di marketing, e quindi ottenere, cercare di ottimizzare il prezzo in tutte le fasi, dalla creazione del prodotto alla messa online, all'evasione e poi alla supply chain finale, quindi alla spedizione finale all'utente acquirente, di fatto è una leva di marketing importante. Attenzione, il prodotto è una seconda leva. Io sono produttore del Made in Italy, è chiaro che molto spesso avrò meno competitor, quindi è chiaro che se io decido di importare un prodotto dalla Cina otterrò un'espansione, tantissimi competitor probabilmente più forti di me. Se io invece mi posiziono con un prodotto unico, che appunto è Made in Italy, sul mercato europeo, internazionale, di fatto sarà una leva strategica per definire un prezzo e per competere sul mercato globale, perché di fatto immaginiamo di avere un vino rosso, produttore di vini, è chiaro che avrò competitività con altri produttori di vini, però tendenzialmente facendo squadra, tra virgolette, avrò una competitività legata, sempre minimale, ma legata a un territorio che è sempre lo stesso per tutti, e quindi su un'espansione globale, a mio modo di vedere e di testare, vedrete un case study finale, ce n'è per tutti. Quindi immaginiamo i produttori di vino, ne hanno di potenzialità e di domanda a livello globale su tutti i market infinita. Il posizionamento sicuramente è una leva importante, perché se non ci sono non vendo, se ci sono vendo. Nel momento in cui
non ci sono in una fase iniziale perché parto e sono nuovo, sono un venditore nuovo, un partner nuovo di Amazon, tendenzialmente la leva di attivare la pubblicità, adesso vedremo una schermata veloce, e quindi di farsi promozione e di accendere mettere l'acceleratore sulla visibilità, vi permetterà in un primo trimestre di intanto iniziare a toccare con mano dei risultati concreti, la partecipazione agli eventi speciali, o comunque essere dentro al mondo di Prime, che è un mondo fatto di utenti fidelizzati, abbonati ad Amazon, vi permetterà chiaramente di accelerare questo meccanismo di vendita. Amazon Marketing Service, l'abbiamo anticipato, vi faccio un esempio, sono dei formati pubblicitari, soprattutto in determinati periodi dell'anno. Io ho clienti che hanno campagne attive tutto l'anno, ma hanno raggiunto degli obiettivi e quindi se lo possono permettere, in una fase iniziale consiglio sempre nel primo trimestre di avvio della strategia di Amazon di avviare delle campagne, di investire in pubblicità all'interno del mondo di Amazon. Il meccanismo di questa formula pubblicitaria è stato mutuato nell'arco del 2016, quando io poi scopro le azioni di Amazon Seller Central, quindi aveva creato un sistema di multivendor dove permetteva di far acquisire cataloghi di prodotto, e queste tecniche sono state mutuate dalle pubblicità di Google Advertising, quindi sono formule o a costo per click, o a costo per impression, o a definizione di budget generale, dipende da poi dal livello con cui si è partner con Amazon. Più i livelli di partnership sono elevate, più si può ottenere posizionamento, pubblicità personalizzate, eccetera, eccetera. Vi faccio un esempio: il marketing services, quindi l'AMS di Amazon, così l'acronimo viene definito, ha visto nel periodo del Black Friday un aumento del circa 1800% di vendite attribuite appunto al periodo proprio di Black Friday, accendendo la pubblicità appunto a cavallo dell'evento speciale del Black Friday, del Prime Day o il pre-Natale. Tendenzialmente si ottiene un'elevata, si può ottenere chiaramente il giusto mix, la giusta configurazione della campagna vi permette di. Voglio andare a chiusura perché molto spesso vedo in rete vendi su Amazon senza investire, vendi, ti faccio vedere come ti crea una vendita automatica. Qua stiamo parlando con aziende, stiamo parlando con imprenditori che conoscono bene che cosa significa far crescere un'azienda, che conoscono bene come produrre il prodotto, che sanno creare un magazzino. Quindi io sono assolutamente contro le idee di dropshipping o io non investo nulla. Se non investi nulla, automaticamente non sei un imprenditore. Quindi per essere un imprenditore devi aprire una partita IVA e devi entrare nel meccanismo. Il tutto il resto è fuffa, secondo me, e questa fuffa vi farà guadagnare 1.000-2.000 euro, ma non vi porterà nel lungo periodo ad aver creato un'azienda e un'impresa. E questo io, parlando con centinaia di imprenditori, so cosa significa. Io stesso sono un imprenditore perché faccio sia consulenza in partita IVA che ho una mia piccola agenzia SRL, quindi so cosa significa entrare nel meccanismo fiscale, lo sanno tutti i miei clienti. E questo è il risultato nel settore salute e cura della persona, nel periodo che va circa dal 9 di marzo al 19 di marzo, sono 910 unità ordinate nel settore salute per circa 11.000 euro di prodotti venduti, una media vendita di circa 27 euro. Tendenzialmente voglio dire che il meccanismo adesso è in crescita, il meccanismo adesso si apre a un mercato internazionale, sono aziende che costruiscono un meccanismo di comunicazione, una strategia pubblicitaria, stanno investendo nell'e-commerce, non sono partite chiaramente durante il Covid, sono aziende che hanno creduto nell'evoluzione dell'e-commerce, hanno creduto e dato fiducia sicuramente alle persone come me, e abbiamo piano piano costruito un meccanismo strategico che funzionasse. Secondo case history, fresco, ancora questo era partito già da prima, data 1 gennaio fino al 4 di marzo, poi i dati andavano ancora in seguito, e qui abbiamo venduto unità ordinate su Amazon circa 3.100,
46.000 euro di prodotti venduti, una media vendita di circa 19 euro. Ultimo case history, e poi al limite ripasso la palla a Diego che va a chiusura, questo settore food and beverage ha goduto tantissimo del periodo di crisi economica, del periodo di crisi epidemica, e io ho sentito molto leggere in rete che i produttori di vino, i produttori di food, paste, cioè, hanno prodotti invenduti e i vini sono rimasti nelle botti. Questo, signori, questo, cari imprenditori, per chi ha investito nel web e l'ha fatto costruendo gradualmente un percorso, ha permesso oggi di vendere in un periodo di lasso di tempo di circa 10 marzo, 30 marzo, ma vi posso garantire che adesso stiamo operando su 3 paesi europei, tra cui l'UK, e stanno partendo due pallet per circa quasi 1.500 bottiglie a settimana che vengono spedite solo nel mercato UK. Il meccanismo si è acceso, la macchina si è accesa, il produttore sta rimbottigliando e non pensava di imbottigliare vino che era in cisterna ed è estremamente felice. Parliamo di un settore di prosecchi, ma sono entrati pure vini rossi come Amarone, Ripasso dell'area di Verona, del Veneto, eccetera. Sto lavorando con 3-4 produttori di quella zona lì. Ho chiuso, vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi dato qualche input per cercare di iniziare a mettere le basi, che non significa aprire un account di Amazon e andare a vendere, ma significa sedersi a tavolino, capire di trovare i partner giusti per avviare una strategia concreta per portare alla crescita del Made in Italy, sicuramente dei produttori del Made in Italy. Grazie Diego, io ho finito. Grazie Antonio per la brillantissima esposizione e grazie a tutti per averci seguito. Il prossimo appuntamento ci sarà il 12 maggio alle ore 18 con Roberto Scano e Fabrizio Caccavello. Si parlerà di accessibilità. In questo momento vedo che non ci sono domande. A questo punto questo video sarà disponibile sui nostri canali social, nonché su YouTube, a brevissimo. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti. Ciao Diego, grazie a tutti.